scorso giorno ricaviate un'immagine, un'idea un tantino più positiva di quello che si sente dire in giro dell'Italia e soprattutto del sistema scolastico italiano. Ecco. La nostra è una storia, una cultura che viene da molto lontano, che ha millenni alle spalle, molto spesso ecco, non siamo dei fedeli eredi di questa grande storia. I hope you have a positive idea of Italy and of here long history, and I hope you don't have a bad idea of our school, because our school is come from a long history that is Italian history. Ecco, nonostante questo, credo che il sistema degli enti locali, ecco, stiano facendo degli enti locali, dei comuni, delle province e quant'altro, stiano facendo un buon lavoro, ecco, di partenariato assieme alle autorità scolastiche proprio per riportare in auge questa grande tradizione della cultura italiana, partendo proprio dalle classi prime, dai primi gradini, ecco, dell'istruzione pubblica. I hope that the public, the institution with the school make a good work to make a better school and to make the new Italian school, I don't know how to say, it's not easy, to make better the Italian school as good as the long tradition of Italian culture. Ecco, l'esempio, ecco, che oggi vi offriamo, che durante questo soggiorno vi viene offerto, è una di queste possibilità. Scuola territorio non significa altro che un forte radicamento di quello che è l'insegnamento con quello che il territorio, e questo territorio in particolare, può dare. I hope you could see the relationship between the school and this area, and that is a strong relationship, and we hope you could see this. Ecco, oggi avete visitato, tra le altre cose, il nostro museo delle Contellerie. Magnago è una città che ha una storia secolare oramai di riferimento a questo artigianato, che è anche un'arte e che ha reso Magnago abbastanza famosa nel mondo. Oggi questa non è più l'economia prevalente, ma per noi resta comunque un punto di riferimento irrinunciabile. Today, before, you were in our museum of Capri, and you could see an important aspect of our economy that is not now the most important part of our economy, but is our important tradition, and we want to preserve that. Ecco, per questo siamo particolarmente felici di ospitarvi, e anzi, perché vi resti un segno tangibile, ecco, di questa vostra visita, vi doneremo poi un gadget che in qualche maniera resti a testimonianza di questa vostra visita. È un po' la storia, come dicevo, delle nostre Contellerie, 5 secoli di artigianato, e un piccolo coltellino che è un po' il simbolo delle nostre produzioni. We are happy that you are our guest, and to make you remember of us, we made you a present with a little book about our area and a little present from our cutlery, and it's a little knife to remind you our economy, our production of the cutlery. Quindi benvenuti a Magnago, e mi auguro che questa settimana che restate qui con noi sia proficua e vi dia un'immagine dell'Italia, del Friuli, del nostro territorio,
ecco, positiva e soprattutto degna di essere magari rivisitata e conosciuta ancora meglio, ecco, nel prossimo futuro. Benvenuti a tutti. This kind of meeting are important because gives us the possibility, the chance to meet us, different persons from different places of Europe. Lo stimolo a superare le richieste stereotipi. And his name is Mara. To go over difficult paths. The problem of our relationship from different countries of Europe and this kind of problem. E il tutto verso proprio il concetto di cittadinanza europea. And this from the concept of European citizenship. Ecco, loro possono, ecco, spero che possano poter così cogliere molte cose positive nel nostro territorio, a partire sia da quello che viene fatto, quindi dal nostro artigianato tipico, che sono i coltelli. I hope you could pick up positive things of our area and from typical production of cutlery. Ma anche conoscere quella parte positiva che ce n'è delle nostre istituzioni scolastiche. But even to find the positive aspect of our schools. E spero che un giorno questo possa essere ricambiato per poter andare noi nei loro paesi a vedere come operano nelle loro scuole e cogliere tutti i lati positivi per poterli portare in Italia. I hope one day we could come in your countries and find the positive aspect of your school. Auguro una buona permanenza. I hope you have a good trip, a good journey here. Thank you.